questa giornata, ecco, proprio in questo momento. E oggi appunto in questo momento parliamo di Ho sempre fame, consigli e trucchi per controllarsi a tavola. Ognuno di noi ne avrà fatto esperienza almeno una volta, no? Di trovarsi a tavola e non riuscire a fermarsi, o magari non essere a tavola, ma trovarsi in casa e iniziare a rovistare nella dispensa cercando qualcosa che ci gratifichi o che porti comunque a soddisfare il nostro senso di fame. Abbiamo parlato della dieta mediterranea questa mattina e in modo particolare degli stimoli per come adattare la dieta mediterranea, diciamo così, strutturata negli anni 50 per poi arrivare a come adattarla ad oggi, nell'anno 2.0, perché oggi chiaramente gli alimenti che arrivano sulle nostre tavole magari sono cambiati un po', quindi come gestirci in questi supermercati, no? Dove troviamo alimenti di ogni genere, anche dal grano modificato geneticamente, che fino insomma ad additivi alimentari, quindi in qualche modo abbiamo una grande responsabilità per gestire tutto quello che troviamo al supermercato che arriva poi a casa sulle nostre tavole. E quindi per esempio abbiamo trattato tutto il discorso del grano e di come appunto possiamo ridurre quelli che sono i nostri cereali tossici, perché oggi purtroppo ci cibiamo di tantissimo glutine e per lo più tossico, quindi variare i cereali scegliendo cereali in chicco, cereali integrali, preferibilmente biologici quando possibile, andare alla ricerca magari di grani antichi, ogni regione ha il suo. Il grano antico non ha subito modifiche genetiche, quindi è sicuramente più sicuro, in questo modo ci proteggiamo. È l'unica cosa che possiamo fare, insomma, perché la rivoluzione industriale, se da un lato ha portato sulle nostre tavole tanta praticità, tanto gusto, dall'altro non ha pensato proprio alla nostra salute. Quindi siamo noi responsabili di gestire e di decidere cosa portare sulle nostre tavole. E poi abbiamo parlato dei 10 errori che comunemente vengono effettuati, si compiono insomma quando si decide di stare a dieta. Comunque tutte queste le potete poi, andando su Facebook, sulla pagina Mela Rossa o sulla mia pagina Maria Cassano, potete trovare le varie repliche, i 10 errori che si commettono comunemente quando decidiamo di metterci a dieta. E poi c'era un terzo che in questo momento non mi ricordo, ho sempre fame, quello di adesso. Ce n'era un altro, mi verrà in mente, ve lo dirò. E quindi questo, ho sempre fame. Io sono Maria Cassano, sono una nutrizionista, sono una biologa molecolare. Per diverso tempo mi sono occupata dello studio della nutrigenetica, quindi di come il cibo interviene direttamente con il nostro DNA, attivando diversi geni della longevità e spegnendone quelli dell'invecchiamento. Perché oggi sappiamo, da diversi studi, come gli alimenti, determinati alimenti possono attivare alcuni geni e spegnerne degli altri, quindi attivare la longevità e attivarci verso la longevità e spegnere quelli dell'invecchiamento, o possono aiutarci a prevenire determinate patologie verso le quali siamo predisposte, o ci aiutano a guarire, o possono al tempo stesso, se facciamo un altro tipo di alimentazione ricca di grassi, per esempio saturi, quindi grassi cattivi, accelerare un processo di patologia. Quindi è proprio l'intervento direttamente anche con il nostro DNA che porta a tutto questo. Parlando appunto della fame, allora innanzitutto bisogna distinguere quella che è la fame vera dalla fame non vera e soprattutto dall'appetito. Allora, la fame vera che cos'è? La fame vera è quando io avverto quei sintomi di stanchezza, offuscamento della vista, non so se avete mai fatto esperienza di quando magari a volte si è al lavoro e ci dimentichiamo, siamo così presi da quello che facciamo che ci dimentichiamo di pranzare, qualche volta capita. E cosa devo fare? Alzare? Ok, e magari vi potete anche avvicinare se non tanto. Quindi bisogna distinguere quella che è la fame vera dalla fame non vera. E la fame vera qual è? Come dicevo appunto prima, sto lavorando, non mi rendo conto del tempo che passa, mi dimentico anche di mangiare, no?
e mi rendo conto che non ho pranzato quando, quando comincio a capire che non riesco più a concentrarmi, quando ho offuscamento della vista, una stanchezza, magari sonnolenza, allora lì mi rendo conto che ho fame. Quando questi sintomi sono assenti, non si tratta di fame vera. E quindi chiaramente si tratta di fame non vera, è una, come dire, viene comunemente chiamata fame emotiva, no? O fame nervosa comunemente, non riesco a controllarmi perché soffro di fame nervosa. In realtà avere sempre fame, ok, ci aiuta a gestire la vita. Ci aiuta a gestire la vita perché quando siamo annoiati, quando magari siamo arrabbiati per qualcosa, quando siamo preoccupati, quando ci succede qualcosa, il cibo ci serve per calmarci in qualche modo, quindi ecco perché ci aiuta a gestire la vita. Bisogna imparare a gestire anche a volte le frustrazioni, cioè le capacità di rimanere in contatto con questi vuoti, con queste sensazioni, affinché io possa gestire la fame emotiva, diciamo così. Non è semplice, ma è possibile tutto questo. E non per questo, insomma, io sono coach e professional coach e mi sono dedicata negli ultimi anni anche, mi sto per laureare in psicologia, proprio perché credo che affinché una dieta funzioni veramente, oltre a individuare una dieta giusta, una dieta insomma che funzioni su quella persona, è necessario valutare anche i comportamenti mentali, cioè quali sono i miei comportamenti, quali sono i comportamenti che posso mettere in atto a medio e nel lungo termine. Quindi è molto importante. Questa, diciamo, è la fame non vera. La fame vera esiste. Esiste la fame, quella magari che posso controllare a tavola, con delle strategie di associazione degli alimenti. Per esempio, se faccio una colazione a base di fette biscottate e marmellata e poi magari bevo anche un succo di frutta, in questo modo io che cosa avrò fatto? Avrò preso gli zuccheri del succo di frutta, che sono altissimi, mi stimolano molto l'insulina, mi fanno arrivare molti zuccheri velocemente nel sangue. Mangio le fette biscottate, che sono comunque carboidrati, sono zuccheri. Ci metto sulla marmellata, che comunque, anche se c'è scritto senza zuccheri, contiene gli zuccheri. Quindi io che cosa avrò fatto? Avrò sommato tre alimenti con un alto carico di zuccheri. Più zuccheri arrivano nel mio sangue, più il mio pancreas produce insulina. L'insulina non solo mette in stoccaggio i grassi e quindi mi fa ingrassare, ma al tempo stesso l'insulina abbasserà altrettanto velocemente gli zuccheri nel sangue, altrimenti ci viene il diabete, che mi farà avere fame altrettanto velocemente. Quindi, quale potrebbe essere la strategia alternativa per avere un senso di sazietà più a lungo durante la mattinata e avere un senso di lucidità? Potremmo pensare che invece della marmellata utilizzare della frutta secca con il pane. Anziché il succo di frutta, prendere un frutto intero, magari con la buccia, una mela. Perché mangiare la frutta, ora vanno molto di moda le centrifughe, gli estratti. È un problema perché, a parte per gli estratti che magari qualche fibra la conservano, per quanto riguarda le centrifughe, tolgono talmente tutta la buccia che mi resta il succo, lo zucchero. La fibra mi aiuta a ridurre la velocità di assorbimento degli zuccheri, cosa che non succede se io bevo solo lo zucchero. Errore che andrebbe evitato anche con i bambini, perché chiaramente poi si stimola troppo lo zucchero. A volte per praticità... Dipende come viene fatta la spremuta, ce ne rendiamo conto se c'è la fibra all'interno oppure è proprio... L'ideale è mangiarla intera, perché in questo modo io riesco a prendere tutte le fibre. Diciamo che per tutto bisognerebbe fare sempre un passo indietro, nel senso che appunto anziché andare avanti, come l'arrivo della centrifuga, dell'estrattore, eccetera, mangiamo la frutta intera, magari con la buccia, e quindi sicuramente è più funzionale. Quindi fare una colazione con della, per esempio mi raccontava prima nell'altro workshop, nell'altro seminario, un paziente mi diceva: la mattina faccio una centrifuga a casa, mangio due fette biscottate con la marmellata, ma dopo due ore inizio a avvertire un senso di stanchezza e di fame. Contrario è addirittura se io prendo del pane, ora chiaramente dipende dal gusto, un pane, olio e pomodoro, pane con avocado, che sono dei grassi buoni,
oppure della frutta fresca e frutta secca insieme. Cioè l'associazione dei vari alimenti riduce la velocità di assorbimento degli zuccheri. Questo mi fa avere una, si chiama calma insulinica, e sarò calmo anch'io, in qualche modo avrò un senso di sazietà che mi dura più a lungo e inizierò anche a mobilizzare i miei grassi. E questo accade per tutti gli altri pasti. Degli errori che si fanno molte volte è quello di, per esempio, stasera ho un pasto, stasera ho una festa, allora o agisco di anticipo, digiunando tutto il giorno, perché mi preparo la cena libera, oppure il giorno dopo la festa rinuncio al cibo, perché così immagino di recuperare la sera prima. In realtà il danno è stato già fatto, nel senso che nel momento in cui io mangio, ho stimolato così tanto l'insulina, ho comunque stimolato l'insulina, ok? Quindi il messaggio comunque è arrivato. L'ideale è comunque mangiare in modo equilibrato, sia prima che dopo, in modo tale da uscire direttamente fuori dal circolo vizioso poi degli zuccheri. Quindi in realtà ho sempre fame, ok, perché mi aiuta a gestire la vita quotidiana, la fame non vera. Per la fame vera, quella chimica, quella che abbiamo appena detto in relazione all'insulina, è sicuramente gestibile associando bene gli alimenti tra di loro. Vado a mangiare una pizza stasera, magari se associo prima un'insalata mi aiuterà ad avere questo picco di zuccheri nel sangue, ma soprattutto una cosa che consiglio spesso ai miei pazienti è anche quella di prendere della verdura, dell'insalata cruda, del pinzimonio prima dei pasti, prima di pranzo, prima di cena, perché il semplice fatto di sgranocchiare della verdura aiuta il cervello a ricevere segnali di sazietà. Quindi io non mi dovrò saziare con il mio piatto di pasta. Cioè quella verdura che mangio prima inizia a mandare al mio cervello segnali di sazietà che mi aiuteranno a controllare quello che vado a mangiare dopo. Sì. Benissimo. Esatto. E sai che cos'è? Che a volte il pane è più facile, è più pratico, è più veloce, è lì, è pronto da prendere. Il pinzimonio lo devi pulire, lo devi lavare, eccetera. Quindi sicuramente bisogna agire d'anticipo, prima che quel momento arrivi. Io li devo già avere lì pronti, soprattutto per gestire una fase iniziale, no? della dieta, anche se comunque una dieta non ci deve far sentire soffrire la fame. Spesso questo accade perché riduciamo drasticamente i grassi. Oggi magari ci inducono, no, oggi non più, però fino a qualche tempo fa si tendeva a centellinare l'olio e i grassi. È chiaro che non se ne deve abusare perché sono sempre grassi, ma i grassi buoni come l'olio extravergine di oliva mi aiuta ad avere sazietà in una dieta e mi fa evitare di mangiare dell'altro. Perché aiuta anche a scaricare lo stress, questa cosa del mangiare velocemente, no? Arriviamo dopo una giornata di lavoro ipercinetica, di ipervigilanza, il fatto di arrivare a casa sembra il momento di mollare in qualche modo le varie tensioni e attraverso questo cibo mangiato con un po' di voracità che sembrava quasi che riusciamo a scaricarci un po'. Che non è sempre immediato. Non è immediato, è un esercizio che bisogna fare su se stessi. A volte noi ci concentriamo troppo sulla dieta, no? Noi se andiamo in una libreria ci possiamo rendere conto di quante diete esistono oggi, no? E ci mettono un po' di fronte a dire ok, ma allora qual è la dieta giusta? In realtà una dieta giusta non esiste. In linea generale la dieta mediterranea è quella che resiste contro il tempo. Però la dieta giusta in tutto e per tutto non esiste. Tutte le diete, chiaramente non quelle bizzarre, quelle valide, sono utili, sono funzionali, funzionano, ma non sono utili per tutti. Quindi ognuno di noi, più che guardare una dieta, deve pensare a quelli che sono i propri limiti in tal senso. Ci sono delle domande? Sì, allora ci abbiamo. Dovrei perdere 5-6 kg, ma mi sembrano impossibili da togliere. Penso. Voglia un consiglio,
questa difficoltà da tante informazioni. Ok. Beh, mi verrebbe da dire non riesco a perdere 5 kg perché non aderisco abbastanza alla dieta, o non riesco a perdere 5 kg perché nonostante la dieta magari non funziona la dieta. Magari bisognerebbe capire questo. Noi abbiamo i pro e i contro della soia non OGM. Ma in realtà l'unico diciamo contro è che solo le persone che magari hanno avuto un carcinoma al seno andrebbe evitata assolutamente la soia. Per tutti gli altri non c'è controindicazione. Non OGM ovviamente. Allora, poi abbiamo... Vuoi continuare o ti faccio? Sì. Allora, qua abbiamo cosa ne pensa dell'articolo sul caffè di Pivetta di qualche tempo fa? Non l'ho letto. Però mi informerò e risponderò personalmente alla chat. Sta spiegando, ci consigliava caffè libero con metà caffeina. Non l'ho letto, mi andrò a informare e poi risponderò direttamente nella chat. Ok. Allora, aspettate, stanno arrivando tantissime. Buonasera, tendo a mangiare velocemente anche perché vado a tavola tardi a pranzo e a cena ed ho già abbastanza fame. È nocivo? È questo che mi provoca sonnolenza dopo aver mangiato? Dipende cosa mangiamo a pranzo e a cena per procurarci sonnolenza. Il mio consiglio è sempre quello di fare, soprattutto se abbiamo un'attività lavorativa intensa, di mangiare un piatto proteico a pranzo che mi conserva un po' più il senso di lucidità, perché mi stimola meno l'insulina. Quindi mangiare un secondo di pesce o di carne o di uova con delle verdure accompagnate da della frutta, e poi in modo tale che riesco a mantenere un equilibrio, una calma insulinica, e magari la sera dopo delle grandi tensioni lavorative dedicarsi un piatto di pasta integrale con delle verdure, del riso integrale con delle verdure, mi aiuterà sicuramente a rilassarmi meglio e quindi anche a riposare meglio, perché chiaramente rispetto alla carne la pasta ha una digeribilità più alta. Ok, ce l'abbiamo tante altre che stanno arrivando tantissime. Io mi rifugio nel mangiare quando sono triste e questo purtroppo capita spesso, spesso mi fa fatica prepararmi il cibo sano. Cosa posso fare? Allora, bella domanda. Diciamo che quando chiaramente non riusciamo a gratificare delle parti di noi tristi o arrabbiate o ansiose, e quindi il cibo è di facile portata, è lì pronto che ci guarda, quindi utilizzo il cibo per compensare la mia tristezza, no? In qualche modo, magari dovremmo trovare un'alternativa per soddisfare la parte di noi che è triste, che potrebbe essere, non so, ognuno di noi ha le proprie, potrebbe essere una passeggiata tra le vetrine di un negozio, andare a vedere un film al cinema, fare una passeggiata, e quindi soddisfare quella parte di noi più che con il cibo, con qualcos'altro che magari ci fa anche meglio. Se vogliono fare domande da... La sera alle 10, per esempio. E come fa la cena? E a che ora cena? A che ora va a letto? All'una. 7. Alle 10 fare uno spuntino, anche le 11 prima di andare a dormire, potrebbero essere anche 8 mandorle. Sì, alcune diete lo consigliano. Sì, alcune diete lo consigliano, perché questo chiaramente se noi preveniamo, facciamo uno spuntino prima di andare a dormire, riusciamo a riposare meglio e soprattutto magari non ci svegliamo nella notte con un senso di fame o uno yogurt. L'importante è che per quanto riguarda la frutta secca noi non superiamo i 20-30 grammi al giorno. Ci regalano molte sostanze che ci fanno bene, vitamine, sali minerali, fibre, e soprattutto essendo grassi buoni ci danno un senso di sazietà, a differenza, non so, che mangiassi. Se mangio 20 grammi di mandorle o 30 grammi di mandorle in un giorno contro una merendina al cioccolato, magari la merendina al cioccolato mi gratifica il cervello rispetto alle mandorle, no? Però sicuramente le mandorle mi danno uno stimolo ormonale che è diverso dalla merendina. La merendina poi ne voglio un'altra ancora. È come aprire un pacco di patatine. Non ne prenderò uno o due e poi non lo metterò a posto. Devo finire il pacchetto di patatine. Digestione del cibo.
E il problema del mangiucchiare, del spiluccare, è che noi a quel punto diamo al nostro organismo sempre un costante stimolo insulinico, quindi è chiaro che poi non mi troverò mai nella condizione di bruciagrassi, perché gli darò sempre nutrienti pronti, no? Quindi in teoria almeno 3 ore tra un atto alimentare e l'altro ci devono essere. Sì. Sì, allora, in realtà in totale tra frutta secca e semi, generalmente io consiglio, si può fare anche una ciotolina con un mix di frutta secca, di semi, posso prenderne 30 grammi. Cioè, però senza usare l'involucro, 30 grammi di frutta semi senza l'involucro. Sì, senza l'involucro. Io adesso le ho detto il quantitativo totale, diciamo, tra frutta secca e semi. Pinzimonio. Oppure se ha ancora a disposizione i suoi 30 grammi di semini e frutta secca, potrebbe essere quello. L'alternativa è imparare a restare in contatto con il naturale senso di vuoto che si sente. Sì, sì, sì. Si arriva lì e si vuole il piatto di tutto, se vai al ristorante devi aspettare quando ordinare. Però quante volte ci sediamo al ristorante e iniziamo a mangiare quantità di pane infinita? Sì, sto parlando di te, dei tuoi simili tavoli. Poi magari se non riusciamo a rispondere a tutte rispondo poi personalmente. Vabbè, cioè, ne mando un paio adesso. Dimmi. Allora, in ordine. Questa signora vuole sapere come si fa a prendere un appuntamento con te e dove lavori. Ok, io lavoro sia a Roma che a Milano e in Puglia, e mi può scrivere sulla mia pagina Facebook, Maria Cassano. Poi, cosa portarsi in borsa per la fame nervosa? Può essere utile e funzionale del pinzimonio, dei finocchi, adesso sono di stagione, delle carote, del sedano, se piace, dei cetrioli, insomma, soprattutto ecco, bisogna più che altro masticare qualcosa di solido, quindi per esempio i finocchi possono essere utili, o delle mandorle, con l'attenzione che ci portiamo il quantitativo minimo, cioè massimo consentito, che è di 30 grammi. Sì, anche le noci, è che io prediligo le mandorle perché sono tra tutte quelle che contengono il maggiore contenuto di nutrienti, di fibra, di vitamina E. Anche le noccioline, ok, diciamo che più o meno le calorie. No, no, non devono essere né pelate, né tostate, né salate. Allora, la nocciola come gli anacardi sono quelli che hanno il più alto gli anacardi sono quelli col più alto contenuto di carboidrati. Le nocciole sono quelli con il più alto contenuto di grassi. Quindi in realtà l'importante, per non fare confusione, il totale deve essere 30 grammi. Però ecco, sicuramente le nocciole, lo sappiamo, no? Sono più caloriche. Il pistacchio è quello con il più alto contenuto di potassio. A me piace, io prediligo la mandorla perché è quella più equilibrata, ha il più alto contenuto di grassi monoinsaturi, di fibra, di vitamina E. Anche le noci, sì sì. Castagne hanno moltissimi carboidrati. 4. E mais. Il mais è molto modificato geneticamente. Sì. Bisogna. Benissimo, ottima. Al mattino come fa colazione? Il latte io non lo consiglio molto. Sì. Lo yogurt va bene, senza zuccheri.
può fare dello yogurt con dentro tre noci sbriciolate, per esempio, del cacao amaro, delle goccine di cioccolato amaro senza zucchero. Lo yogurt io lo bianco. Sì, sì, bianco. Sì, sì, assolutamente bianco. Se intero, assolutamente meglio, così è stato trattato meno. No, diciamo i semi di lino sì, sono sempre dei grassi buoni e vengono molto spesso un cucchiaino di olio di semi, possiamo aggiungerlo nelle nostre insalate, ci fa anche molto bene. Come la utilizza? Si crea un bel pool di sostanze antiossidanti, insomma, grassi antinfiammatori. Sì. No, 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 fa bene, è come, se, come prendere gli omega 3. Lo fa in modo naturale. Va benissimo. Ma io preferisco sempre l'olio, che una volta aperto deve essere conservato al buio e di solito si presenta in bottigliette scure. E... sì, va bene come fa la signora, sì sì. Io quando mi chiedono il semi di lino preferisco l'olio, un cucchiaino al giorno. Come? Nell'insalata. Sì, mixandolo, magari un cucchiaino di semi di lino e il resto magari dell'olio extravergine. Quanto in una giornata quanto mi deve usare? Ma in media si dice 3-4 cucchiai. Cucchiai da minestra? Da minestra. È chiaro che però bisogna fare i conti anche con tutti gli altri grassi che introduciamo. Quindi, ma nel suo caso il problema non sono i grassi, anzi i grassi l'aiutano ad avere senso di sazietà e l'aiutano anche a ridurre l'assorbimento degli zuccheri. Il suo problema deve stare attento agli zuccheri, appunto, quindi ai carboidrati, quindi deve essere tutto integrale, deve aumentare la fibra, quindi quando mangia la pasta ci devono essere sempre delle fibre in modo tale che riduce l'assorbimento. Pasta integrale, riso integrale. Nel suo caso sì. Pane di sigaro. Benissimo. Tutte. Frutta in maniera, insomma, controllata. Sì, 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 sì. Se poi ci associa ad una mela, 5-6 mandorle, è anche meglio. 30 grammi. I grassi fanno bene a tutto, prevengono le malattie cardiovascolari, fanno bene al cuore, fanno bene all'ipertensione, fanno bene ai diabetici perché hanno un indice glicemico basso, fanno bene alla pelle perché contengono vitamina E, stimolano l'intestino perché contengono fibre. Latte di mandorlo è un po' diverso, non è equilibrato come il latte vaccino, ma per chi ha un'intolleranza al lattosio è molto utile. L'importante è che sia senza zuccheri e da mandorle non... Se riesce sì. Mia sorella mi diceva vai a rubare le mandorle. 30 grammi. Sì, sono 15 mandorle. 15 al giorno. Allora sì, vabbè, continuiamo la diretta. Lo sciroppo d'agave può essere una valida alternativa allo zucchero? Allora, la cosa importante è che noi iniziamo, può essere un'alternativa perché sicuramente è più naturale, però ecco, l'attenzione è che noi dovremmo abituare il nostro palato ad un sapore un po' più amaro,
È chiaro che l'agave mi dà comunque la stimolazione dello zucchero, no? Il mio cervello riceve comunque la gratificazione dello zucchero e mi cercherà, mi indurrà a cercare nuovamente zuccheri. Quindi l'ideale è sicuramente caffè amaro, cioccolato fondente, iniziare ad abituarci a disabituarci dal sapore dolce, avvicinarci un po' al sapore più amaro, così lo cercheremo meno. Il latte di soia, ma perché è intollerante al latte? No, 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 ve l'ho detto io. No, c'è un'intolleranza. No, 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 il latte di vaccino va eliminato se ho un'intolleranza al lattosio. No, no, no. No, il latte per i diabetici sarebbe da limitare. Ma lei chi dovrebbe? No, ma adesso stiamo parlando di altro. No, perché appena è una bella donna. Ci sono altre domande? Dieta a seguire in menopausa per evitare di prendere peso. Allora, in menopausa il problema è sempre il discorso che abbassandosi gli estrogeni io mi sono più sensibile agli zuccheri, quindi devo sicuramente fare attenzione alla quantità di zuccheri che assumo, quindi preferire prediligere l'integrale sicuramente da preferire, quindi poi e aumentare il quantitativo di verdure senza ridurre troppo i grassi buoni. Che ore sono? Sì. Beh, dopo mangiato ho sempre la pancia troppo gonfia, qualsiasi cosa mangi, non mangio veloce. Ok, dipende dalle verdure, se c'è qualche intolleranza. È un po' troppo generica come domanda. Alcune persone hanno una digestione un po' più lenta in alcuni periodi, no? Ci può succedere che magari in alcuni momenti della nostra vita abbiamo una digestione un po' più rallentata oppure soffriamo di reflusso. In quei casi magari mangiare, separare come dire, le digestioni, separare l'alimentazione in quei casi come per esempio la frutta da sola e non in associazione con il pasto, oppure mangiare il secondo con le verdure da solo e poi magari una pasta solo con le verdure, questo ci può aiutare ad avere una digestione molto più veloce e quindi a sgonfiarci anche la pancia. Vabbè, cosa consigli per gli spuntini? Penso che l'hai già sì, risposto prima. Sì, yogurt, diciamo. Frutta secca, frutta e verdura. Per i bambini che vanno a scuola devono portarsi un panino per merenda, che panino consigli? Ci sono un po' alcuni pediatri che sono a favore e altri contro il discorso dell'integrale. Chiaramente bisogna valutare se il bambino, esattamente, cioè se verso l'adolescenza o è più piccolo, e si potrebbe comunque scegliere se verso l'adolescenza e magari, non so, magari in sovrappeso, si può scegliere sempre comunque dell'integrale. L'unica cosa, dobbiamo stare attenti alla riduzione delle carni lavorate, perché non possiamo portare sempre il panino con gli affettati, che dovrebbero essere massimo una volta a settimana, quindi dobbiamo alternare, non so, pane, olio e pomodoro, oppure pane con una cioccolata fondente spalmabile. Questo potrebbe essere. Sì. C'è qualche segreto? Sì, in realtà. Me la ripeti la domanda. Okay. Puoi ripetere al microfono? No, la signora chiedeva se c'è un'associazione con i fibromi e l'alimentazione. Che io sappia, no. Allora, sicuramente tutta quell'alimentazione che mi abbassa l'infiammazione corporea. Quindi che cos'è che infiamma il mio corpo? Tutto ciò che è grasso saturo, quindi tutti i prodotti, come dire, confezionati, non li mangia. Diciamo che lì è una questione soprattutto ormonale, che possiamo in parte controllare. Sì. Tenere a bada l'insulina integrale, no, toglierla no. Sì, riso integrale, riso nero, sì, anche va benissimo, sì, è chiaro.
E lì il discorso è sempre se sono sovrappeso, se ho del grasso addominale, viscerale, quindi in eccesso. In linea generale va bene. Poi è chiaro che bisogna valutare. Se in normopeso? Normopeso può mangiare anche, poi dipende da quello che fa, se fa sport, se non fa sport, insomma. Beh, 100 grammi ne può mangiare, ben al dente, deve essere al dente, non deve essere, perché così mantiene di più, non stimola troppo, non fa arrivare troppi zuccheri nel sangue, detto in maniera semplice. Sì, di stagione, quindi tra un po' non più, perché dobbiamo sempre scegliere gli alimenti per quanto possibile di stagione, perché chiaramente altrimenti ci vengono impoveriti da quelli che sono invece gli alimenti non di stagione. Arrivederci. Sì. L'ultimissima, la colazione prima o dopo lo sport? Dipende, se siamo in sovrappeso e riusciamo a sostenere lo sport, io a volte bisogna, magari vogliamo dimagrire, la consiglio anche dopo lo sport, dipende anche dall'attività sportiva, se non è troppo intensa, però dopo lo sport può essere utile. Va bene, comunque se avete altre domande, se io sono assolutamente disponibile, mi potete scrivere anche sulla mia pagina. Non ho sentito.